tutti ragazzi e bentornati. Stiamo andando a Prato Comics. L'anno scorso dovevo fare un video su questa cosa, ma poi non lo feci. Grande a me. Eccoci con Casini. Ciao. Che è? Andiamo! Fumetti reperibili, o adesso ci sono gli altri fumetti, ma gli anni che arrivano in Italia sono raramente di un certo livello. Bella domanda. Allora, innanzitutto la differenza tra gli anni giapponesi di dell'epoca e quelli di oggi è che oggi sono tipo un milione di volte in più. Ma quelli che arrivano qui, soprattutto a differenza dell'epoca, all'epoca arrivavano storie animate. Adesso arrivano pubblicità animate. Perché all'epoca arrivava una storia che poteva essere Candy Candy piuttosto che Giorgio, piuttosto che... Addirittura pensa che Devil me ne è con il cartone, poi quando non l'hai visto ho detto testa, no, no, qui si devono stampare gli occhi in terra, non grande mazzina, comunque era anche cartoni per ragazzi, Judo Boy, Teppei, Barbie Junior, arrivava quella roba lì, che erano storie animate, adesso arrivano pubblicità animate. Adesso il ragazzino guarda il cartone per comprarsi le carte, per comprarsi la trottola, per comprarsi il mostriciattolo e per far spendere soldi. Adesso arrivano lunghissime pubblicità animate che non nascono da un fumetto o da un'idea di storia. Ho creato questo giocattolo, facciamoci il cartone. Boh. Distruggiamo il mondo con le trottole, vai. Distruggiamo il mondo con le carte, vai. Cosa figa di Yu-Gi-Oh! L'unica cosa figa di Yu-Gi-Oh! È che nella edizione del doppiaggio italiano dicono il regno delle ombre, no? Non so se vi ho ricordato. Finito il regno delle ombre, no, moriva. Sono moriva nella serie delle ombre, nel doppiaggio originale di Yu-Gi-Oh! Ci creano queste storie sopra, ma non è la storia, non reggono, sono banali, sono banalissime. L'obiettivo vero adesso è vendere, quindi adesso il fumetto è giustificato. A parte che per me adesso l'anime non esiste, gli anime non esistono. Soprattutto, a me l'anima esiste solo se nasce con me. Perché se è estrapolato da un fumetto per me non è l'opera prima, quindi non mi interessa né guardarla né. L'altro ieri, io seguo le scandi in One Piece, no? Un capitolo a settimana mi leggo. Un mio amico mi fa, ma più o meno quella puntata che puntata corrisponde? Ho fatto di che cosa? L'anime non esiste. L'anime del fumetto non esiste. Ma perché adesso le storie le troviamo lì? Chi è cresciuto con le storie animate e adesso nell'animazione non trova più le storie, le va a riprendere lì, è normale, però la differenza è tanta. Ci sono pochi generi di nicchia, il doppiaggio con le storie viene trasmesso sul canale di nicchia o viene fatto direttamente in DVD e sono veramente veramente pochi rispetto all'epoca che erano tutti così. Poi hanno fatto i giocattoli dei Cavalieri dello Zodiaco, poi li hanno fatti. Poi sono usciti i modellini di Genshin. Io la prima volta che ho visto un pupazzo di drago non volevo strappare le denti. Adesso vai in un qualunque supermercato, in qualunque negozio di giocattoli e trovi giocattoli di cartoni che devono ancora uscire. Per me i G.I. Joe. Io non pieno di G.I. Joe, certo tutto di G.I. Joe. Ma è pienissimo G.I. Joe. G.I. Joe. Quello vecchio, quello è G.I. Joe. Una cosa che ha lo stesso titolo non vuol dire, se due persone hanno lo stesso nome, uno per l'inquente non vuol dire che l'altro. Quindi, niente, quindi la mia domanda, la mia risposta è questa. Sì, siamo stati molto fortunati, anzi no, stati più fortunati, io mi ritengo fortunato proprio perché quando sono andato avevo 10 anni. Sono stati più fortunati loro che si sono mostrati qui. Soprattutto fino al 74 si è vista la prima puntata di Gol. Puoi mettere un bambino che non hai idea di che cosa, prova a resettare la tua testa, prova a cancellare tutti i cartoni che tu hai mai visto in vita tua. Cancella. I manga non esistono, gli anni non esistono. Un bambino del 74 accende la televisione e va in onda Gol. Raggiungi la maturità all'istante. Raggiungi la maturità all'istante. Ai 6 anni, un buono. Io rimango tu cedi, Roberto. Ma se sei del 75, non hai visto la prima puntata di Goldrick, del 74. Devo correggere. Vai. Aprile 78, la prima versione italiana. Scusa, italiana, io pensavo al 74 Goldrick in giornale. Alle date giapponese, scusa un attimo. Ecco, io immagino un bambino che guarda Goldrick la prima volta.
è quella la mentalità con cui vanno affrontate queste cose, perché abbiamo un ragazzino che legge Naruto e gli schifa Dragon Ball, gli strappo le braccia, gli strappo le braccia, perché gli dicevo, certo, sicuramente veniva fatto questa cosa se non c'era niente. Prova a guardare Dragon Ball con la mentalità tra l'86 e l'88, quando è finita l'epoca dei robot, degli anime dei robot, dei fumetti dei robot, insieme, quasi contemporaneamente, su Shonen Jump in Giappone e poi successivamente in Italia, sono arrivati Dragon Ball in Belgio, Cavaliere dello Zodiaco, Kenshiro e Jojo. Esplode un bambino così, ti viene una ed erano tutti diversi tra loro. Prendi 5 manga a caso adesso, sono tutti uguali. Tipo. Ho 60 secondi. Bene, grazie per avermi sopportato, grazie a chi ha fatto le domande, grazie a chi non l'ha fatta, anche se so che le voleva fare, se lo teneva dentro perché è molto timido, e ha detto vabbè, non lo faccio, tanto lo fa qualcun altro in questo mio, quindi non si è propenso. Ma questa occasione l'ha persa per sempre, quindi non avrò mai risposto alla domanda che non ha voluto fare, perché non risponderò mai più, né qui né mai. Sta scherzando, dopo io mi sposto adesso perché devo venire a fare un'altra conferenza, non so dove andrò, andiamo nel giardinetto, si continua. Va, la donna, io ti ho mica detto ti regalo una mamma da gonfiarmi. Il tuo villaggio è stato assaltato da Tetsuya 84. Tetsuya Tsurugi è il pilota del grande Mazinga. Vediamo un attimo, devo capire se ho vinto la difesa o è riuscito a distruggermi il villaggio. Ah, Mauri, senti, dei giochi di ruolo tipo, non so, su console, proprio quelli tipo narrativi, cose qua si fa, piacciono? Sì, lo facevo con tre miei amici, ci prendevano come bastardi. No, era inventato. Diceva a scuola, quindi improvvisato. Non era improvvisato, l'aveva scritto questo libro. Perché c'era questo, vendevano questo libro su come creare giochi di ruolo ispirati alla saga di Ken, ispirati ai Cavalieri dello Zodiaco. E lui mischiò due di questi e fece una roba dove siamo andati avanti 2 anni. L'andare a Musumuro davanti al Sociale è stato un figo. Quello è stato Federico, simpaticissimo. Io l'ho conosciuto quel giorno così. Un incontro particolare, vabbè. Il primo personaggio o doppiaggio? La prima volta che sono entrato in sala e ho inciso qualcosa che poi sarebbe andato in onda è stato per uno speciale sulla Champions League. I calciatori, un cazzo. Il primo personaggio è stato Marcel di Yu-Gi-Oh! GX. Scelti appositamente per scrutare i vostri cosplay. Bene, abbiamo Maurizio Merluzzo. Alessandro Stante. Andiamo! Francesco Marinelli, da Azione Cosplay Prato. Massimiliano Monge, dall'Italian Gundam, dal Gundam Italian Club. Un applauso! Il coso con la barba. Sì. Un applauso al coso con la barba! Peppino per gli amici. Ciao Peppino. E quindi ringraziamo anche Azione Cosplay per l'organizzazione delle belle. Sì, Azione Cosplay bravo, ha gestito la parte della gara cosplay, un applauso preventivo anche se ancora. E Stefano Bartolomei. Organizzatore. Però mi devo ricordare come l'ha fatta. Allora, fate così. Così. E va bene il video. No, aspetta, così. Come si chiama? Così e così. Vai, vai. Daniele. Babbo Daniele! Si chiama? Luigi. Ma falla salire un attimo, semmai c'è ispido. È stata smarrita una bambina, Priscilla. Priscilla. Con aspetta i genitori. Babbo Priscilla. Davide? Daniele? Babbo Daniele! Bimba Priscilla! C'è Priscilla! Da via! Babbo! Al palco! Babbo! Babbo. Eccolo! Ecco il babbo! Ah, ne aveva già una, dice Antonio. Ragazzi, non è improvvisato, è tutta realtà. Riabbracciatevi. Un applauso e riabbraccio. Un applauso e riabbraccio. È lì il babbo. Dai. Forza.
E questo era il numero uno, un applauso. Ne mancano altre, no, erano due, giusto? Bene. Allora, abbiamo Melania, Roberto e Simone che portano Baba Yaga, Katie e non so chi da Drizic. Un applauso. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road. I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm